Oggi curiamo lo stress con la creatività. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Siete pronti per scacciare via lo stress? Anzi, per schiacciare via lo stress? E allora spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a creare delle stupende palline antistress. Ed ecco l'occorrente per i nostri schiacciotti antistress. Innanzitutto ci serve un imbuto. Dopo l'imbuto, l'elemento portante è il palloncino. Quindi un bel bicchiere di farina, un pochino di lana di qualunque colore voi l'abbiate, un pennarello, io ne ho uno permanente in modo che schiacciando non vada via la scritta, e un paio di forbici. E ci occorrerà anche una bottiglietta. Piano piano versiamo la farina contenuta nell'imbuto all'interno della bottiglietta. A questo punto prendiamo il palloncino e gonfiamolo. A questo punto avvitiamo il nostro palloncino un pochino, così, e senza chiuderlo allarghiamo la parte dell'elastico finale e inseriamolo all'interno della bottiglietta. Quindi, tenendo bene il tutto, molliamo il palloncino, che a questo punto sarà in comunicazione con la bottiglia. Piano piano versiamo la farina dentro il palloncino. Così, non mollate perché sennò vi spande la farina per tutta la stanza. A questo punto la farina è tutta dentro, non ci rimane che svuotare il palloncino piano piano, facendo rimanere solamente la farina dentro e togliendo tutta l'aria e mantenendo ben alto questo beccuccio, che non dovremo mollare mai. Bene, appena sbuffa fuori un po' di farina, non mollate la base e fate un bel nodino. Nodino fatto, ok, uscirà un po' di farina che si era accumulata nella parte superiore. A questo punto quello che avremo sarà questo simpatico ovetto schiacciosissimo. E allora, cosa fare? Decoriamolo. Allora, io cosa farò? Punto possiamo agghindare facendo dei bellissimi capelli al nostro qui omino. Io li faccio verdi. Annodo dei fili di lana di un qualsiasi colore. Sac. Lego al centro con un altro pezzettino di lana, quindi lego qui. Ok, quindi taglio a metà il fiocco da una parte e dall'altra, e con i lembetti più lunghi annodo forte forte al pennacchio del palloncino, qua all'imboccatura del palloncino, nella parte sottostante al nodo. Vi faccio vedere, così. Faccio in modo che il nodino cada sotto al nodo principale, in modo che rimanga incastrato. Taglio questa parte che è troppo ingombrante, allargo, ed ecco quindi il mio schiacciotto antistress, perfetto per questo periodo in cui siamo chiusi in casa e il nervosismo ci attanaglia. Forza, schiacciamolo tutto e diamogli le forme più strane.
e ogni schiacciata è una smorfia diversa. E allora divertitevi insieme ad Arte per te con l'antistress più carino che c'è. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! In cui siamo sempre a casa tra le mura domestiche, siamo nervosissimi, allora qualcosa da schiacciare, da manipolare ci vuole per forza. E allora eccoci qua con la mia amica anziotta e il mio amico stressotto, tutti da schiacciare. Potete farli in 2000 colori con 2000 forme. In questo periodo che si avvicina Pasqua, dando loro una forma così un po' ovoidale, magari scegliete un palloncino azzurro, lo decorate tutto a strisce e al posto dei capelli mettete su un bel fiocco, potete regalare ai vostri cari e anzi ai vostri coinquilini tante uova antistress di Pasqua. E allora sperimentate la creatività e datele un tocco di utilità. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando pollice in su, condivisione massima su tutte le vostre pagine Facebook, ma soprattutto venitemi a trovare su Facebook e su Instagram. Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e ci sarà ombretina vostra ad aspettarvi. Un grande bacio a tutti! E la prossima volta tutti rilassati dopo aver schiacciato le nostre palline antistress. Ciao!